Ciao a tutti, un piccolo avviso prima di iniziare a guardare questo video. Ho avuto dei problemi con il microfono, anche i migliori sbagliano e praticamente mi sono dimenticato di accendere il microfono. Quindi l'audio di questo video sarà un po' strano perché è l'audio che è stato ripreso direttamente dalla telecamera. Ho fatto del mio meglio per migliorarlo il più possibile. Non ho potuto riregistrare il video perché sono via, sono in visita dai miei genitori, quindi non ho con me l'hardware, però ho fatto davvero del mio meglio per rendere l'audio il più godibile possibile. Quindi grazie della pazienza e buona visione. Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Ringrazio lo sponsor di questo video, cioè GamsGo, il portale di condivisione degli account e dei servizi streaming. Rimanete collegati fino alla fine del video per maggiori informazioni e un codice sconto pensato apposta per voi che seguite la versione di Barley. Oggi parliamo di un documentario del 2024 che trovate disponibile su RaiPlay e che potete addirittura proporre al vostro cinema di fiducia attraverso il loro sito per proiezioni di sensibilizzazione. Un documentario da cui sinceramente mi aspettavo molto di più, perché tratta di temi fondamentali per il nostro presente, soprattutto per chi come me è genitore e ha il dovere di educare i propri figli a non farsi prendere in giro da nessuno. E secondo me un topic attraverso il quale è possibile raggiungere un livello molto alto di educazione da questo punto di vista è il cibo che mangiamo. Ippocrate nel 418 a.C. scriveva: "Fa che il cibo sia la tua medicina." Pensiero poi ripreso dal filosofo tedesco Ludwig Feuerbach, secondo cui l'uomo si differisce da tutti gli altri animali carnivori della fauna terrestre, perché può scegliere cosa mangiare in base alla sua sensibilità. La famosa frase "siamo quello che mangiamo" vuol dire esattamente questo, cioè non siamo costretti dal nostro istinto a nutrirci di un altro animale, come succede a tutti gli altri carnivori, ma possiamo scegliere, dobbiamo scegliere in base alla nostra sensibilità. Vedere come siamo ridotti oggi, direi che i concetti di Ippocrate e Feuerbach sono stati presi alla lettera dall'industria alimentare. Perché oggi il cibo, soprattutto la carne, è piena zeppa di medicinali, quindi il cibo è una medicina, e assolutamente oggi l'essere umano è quello che mangia, cioè merda. Il titolo del documentario è Food for Profit, scritto e diretto da Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi, e racconta in parte bene e in parte male di come noi esseri umani abbiamo silenziosamente, ma con grande entusiasmo, abbracciato un percorso di autodistruzione apparentemente irreversibile in nome del profitto. Profitto neanche nostro, tra l'altro, ma di chi è più furbo di noi e ci vende un chilo di merda ad un ottimo prezzo, spacciandolo per un chilo di carne. Autodistruggiamoci insieme dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Il gioco del profitto è molto semplice. Si abbassano i costi di produzione e si aumenta la produttività per massimizzare i profitti. Ma da che mondo è mondo, per abbassare i costi di produzione bisogna necessariamente risparmiare su due cose. Essendo economicamente impossibile risparmiare sulle tecnologie, le uniche due voci che sono costantemente ritoccate al ribasso sono la manodopera e le materie prime. Bisogna produrre di più pagando meno i propri lavoratori e le materie prime che usiamo per realizzare i nostri prodotti. In passato gli allevamenti di mucche, pecore, polli, maiali, agnelli semplicemente rispettavano i naturali tempi di crescita dell'animale. Animale ovviamente lasciato al pascolo. Quando l'animale raggiungeva un peso sufficiente per essere macellato, se era sano, veniva macellato e venduto. La bravura dell'allevatore era misurata sulla salute dell'animale, su quanto era buona l'erba che l'animale aveva mangiato, su quanto era pulita la stalla in cui aveva vissuto. In più, questi pascoli all'aria aperta permettevano il naturale ciclo della concimazione del terreno, rendendo tutto il circondario terreno fertile per ogni tipo di coltura. Ma la modernità richiede più carne nel minor tempo possibile. Ed ecco che sono nati gli allevamenti intensivi. Ma cosa sono gli allevamenti intensivi? Né più né meno che campi di concentramento per animali. Le bestie vengono chiuse in dei casermoni,
nei quali la loro mobilità è ridotta a zero e vengono costantemente nutriti con cibi creati in laboratorio apposta per farli ingrassare nel minor tempo possibile. Questi casermoni si riempiono di feci di questi animali, creando un ambiente dove proliferano malattie estremamente infettive e letali non solo per gli animali, ma anche per l'uomo, come l'aviaria, per esempio. E i loro gas intestinali, così compressi in luoghi chiusi, diventano delle bombe inquinanti per il nostro ecosistema. In più, i pascoli si svuotano e la biodiversità garantita dai pascoli stessi, cioè l'animale mangia l'erba, rende fertile la terra con le sue feci in modo tale che l'erba ricresce ancora più rigogliosa, non esiste più e i terreni si svuotano. E per chi non lo sapesse, i terreni cosiddetti vuoti, non più utilizzati per l'agricoltura o l'allevamento, sono tra le prime cause della degradazione del suolo, che poi porta ai disastri che ormai siamo abituati a vedere nel nostro paese, come in Emilia-Romagna o a Prato o in Veneto, o ovunque ci sia un fiume che esonda. Come ho accennato prima, a causa delle condizioni igieniche drammatiche di questi allevamenti intensivi, gli animali si ammalano e vengono bombardati di medicinali, soprattutto antibiotici. L'uomo, mangiando questa carne letteralmente farcita di antibiotici, diventa antibiotico resistente, rendendo vani centinaia di anni di ricerca medico-scientifica. Quindi il nucleo della questione è che per risparmiare qualche euro, per comprare un pezzo di carne che comunque è merda, distruggiamo l'ambiente e ci esponiamo a malattie letali. È così un finto risparmio, perché se poi comunque ci alzano le tasse per riparare i danni delle alluvioni, che in parte sono avvenute perché dovevamo risparmiare sui nugget di pollo, o ci alzano le spese mediche perché nuovi virus sono passati dagli animali alle persone e le nostre comuni medicine non ci fanno più l'effetto di prima perché siamo diventati antibiotico resistenti, in nome però di un paio di euro risparmiati per comprare l'hamburger di scottona talmente pieno di cartilagini che ci puoi fare i palloni come con le Big Bubble. Fateci caso, il bianco degli hamburger che comprate ai supermercati non è grasso, è cartilagine, è lo scarto dello scarto. Nel documentario Food for Profit tutto questo è raccontato in modo molto dettagliato, spostando però l'attenzione dal consumatore, che secondo me è il vero killer in questa storia, ai politici della comunità europea, che prendono soldi dalle grandi aziende alimentari, McDonald's per dirne una, per semplicemente non fare niente riguardo alla piaga degli allevamenti intensivi. Pensate che non esiste nemmeno una definizione giuridica di allevamento intensivo, cioè tra il bravo fattore che tratta i suoi polli con i guanti di velluto e il bastardo che li ammazza a bastonate perché non sono ingrassati abbastanza, per la politica non c'è nessuna differenza. Prendono soldi tutti e due, già, perché tanto di soldi stiamo parlando, tanti soldi. 387 miliardi di euro che la Comunità Europea ha stanziato per lo sviluppo dell'agricoltura in Europa. Sì, però quale agricoltura? Beh, ovviamente la cultura dei nazisti del food, quelli che sostengono che l'uomo è l'unico essere vivente senziente sul pianeta. E non è una battuta, lo dicono, che mucche, maiali e polli non soffrono, non hanno sentimenti e quindi possono essere trattati come, scusate il gioco di parole, carne da macello. Peccato che senziente voglia dire dotato di sensibilità. Esattamente quale sensibilità mostriamo forzando un maiale ad ingrassare in pochi giorni, chiuso in un lager invece che in qualche settimana all'aria aperta? Ma quando andate al supermercato non ve la fate anche voi la domanda: ma chi cazzo se la deve mangiare tutta questa carne? Io non sono vegetariano, la carne la mangio, ma la mangio una, due volte al mese, perché non ne ho bisogno, il mio corpo non ne ha bisogno, il mio metabolismo non ne ha bisogno. Sapete chi ne ha bisogno? Quelli che si riempiono le tasche di soldi approfittando della ignoranza profonda dei consumatori. Ma Cristo santo, siamo l'Italia, abbiamo veramente bisogno di mangiare la merda? Ogni regione di questo paese ha un salume tipico, un formaggio tipico e sono cose che 9 volte su 10 neanche trovi nei supermercati. Come dite? Costano troppo? Costano troppo se li vuoi mangiare tutti i giorni, ma non sta scritto da nessuna parte che il culatello tu lo debba mangiare tutti i giorni. Food for Profit, ahimè, non dice nulla di nuovo, però almeno lo dice. Se serve un prodotto così per risvegliare qualche coscienza, ben venga. Personalmente l'ho trovato un po' autoreferenziale.
parecchio attorno alla giornalista Giulia Innocenzi, che punta molto il dito contro il problema, ma non inquadra soluzioni. Certo, non è una giornalista che deve risolvere questo problema, ma quello che manca a questo documentario è una vera voce ambientalista e animalista. Il vero problema siamo noi consumatori. Noi abbiamo il coltello dalla parte del manico, ma evidentemente non lo sappiamo usare. Come delle scimmie che hanno un coltello, non l'hanno mai visto in vita loro. Come funziona questo coso? Oh! Ci facciamo riempire la testa di qualsiasi stronzata trasformata in pubblicità. Prendete McDonald's, per esempio, non pubblicizza solo i panini, ma soprattutto il fatto che darà lavoro a migliaia di giovani di questo paese. La carne in scatola, 100% allevamenti italiani, sì, allevamenti intensivi però, con le mucche che vivono nei loro escrementi imbottite di antibiotici. O le storie delle grandi famiglie, Amadori, Aia, non vendono polli, vendono la storia italiana. Quanto ci piace vantarci di essere migliori degli altri, con la nostra italianità, quando invece siamo diventati come quei turisti che pagano 30 euro un piatto di carbonara con la panna e la pancetta a Piazza Navona. Solo che noi non siamo turisti, ci facciamo fregare a casa nostra. Impossibile non dedicare questo episodio a un grande documentarista, che è stato tra i primi a parlare di questi argomenti, cioè Morgan Spurlock, purtroppo morto di cancro il 23 maggio scorso. Morgan Spurlock è l'autore di Super Size Me e Oh My Chicken, due documentari che se non avete ancora visto dovreste assolutamente recuperare. Nel 2004, quando davvero nessuno parlava di questi argomenti, Spurlock accese un riflettore grosso così su quanto le multinazionali del food ci prendessero per il culo con le loro pubblicità fasulle. Ti propongo un fantastico panino o un meraviglioso pollo fritto, ma in realtà è merda. Peccato che la merda dovrebbe essere gratis e invece noi la paghiamo cara. Prima di passare alla birra ringrazio lo sponsor di questo video, cioè Gams Go. Non sei abbonato a Netflix, Disney Plus o Spotify perché hai speso tutti i tuoi soldi da McDonald's? Tranquillo, ci pensa Gams Go, il portale di condivisione degli account e dei servizi streaming. Con pochissimi euro al mese puoi abbonarti a Netflix, Disney Plus, Spotify, Crunchyroll e continuare a guardare i tuoi film e le tue serie preferite risparmiando un sacco di soldi. Abbonarsi è semplicissimo, clicca sul link in descrizione e mi raccomando, in fase di acquisto dell'abbonamento inserisci il codice BARLEY, scritto maiuscolo, per un 5% di sconto in più sull'abbonamento Netflix e un 2% di sconto su tutte le altre piattaforme. Inizia a risparmiare con Gams Go, così avrai più soldi da spendere nelle tue birre preferite. Food for Profit è un documentario che fondamentalmente parla di un prodotto estremamente scadente, travestito da prodotto di qualità. Beh, l'abbinamento con questo documentario è semplicissimo e mi riferisco ovviamente a tutte le birre commerciali, industriali che trovate nei supermercati. Acqua sporca venduta ad un prezzo ridicolo che neanche l'acqua del Gange costa così poco in India, uno dei fiumi più inquinati del pianeta. Piene di coloranti con una bassissima percentuale di quegli ingredienti che invece dovrebbero essere base della birra, cioè malto d'orzo, luppolo e lievito, pastorizzate, microfiltrate. Guarda, mi viene da vomitare solo al pensiero. E le birre, esattamente come tutti gli altri protagonisti dell'industria alimentare, vi riempiono la testa di cazzate. L'ho detto tante volte, filtrata a freddo, cruda. Ora se ne sono inventata un'altra. Mi è venuta la pelle d'oca quando l'ho letta, la birra raffo con, se non sbaglio, i cereali lavorati a grezzo e la pubblicità dice bevi la croccante. Ora ragazzi, se voi siete contenti nel farvi prendere così per il culo, io sono contento per voi, ma vi dovreste tutti dare una svegliata. Perché queste sono prese in giro. Oggi, nel 2024, io trovo allucinante che una persona entri in un locale e chieda un'icnusa. Per me, quella persona vive sottoterra. Sono un estremista? Sì, sono un estremista. Quindi, food for profit, non è facilissimo da dire. Disponibile su RaiPlay, abbinato al bere bene, ragazzi, al bere con la testa. Perché tanto lo so cosa state pensando, ma l'Ichnusa costa meno di una birra artigianale. Ho capito, ma è merda. Non può essere sempre e solo il prezzo la discriminante della qualità. Direi che questa
cazzata può finire. Ripeto, il consumatore ha il coltello dalla parte del manico, usiamolo come si deve. È dalla versione di Barley tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima. Ah, ecco a cosa serve. Nice.